Buonasera e bentornati al diario di Papa Francesco, penultimo giorno di lavoro per il Sinodo sulla famiglia. Domani sarà letto il documento finale e poi votato, infine consegnato a Papa Francesco. Domenica mattina invece la messa solenne che concluderà questo importante evento della Chiesa Universale. In studio con noi abbiamo un padre sinodale, Monsignor Ioannis Spiteris, arcivescovo di Corfù, Zante e Cefalonia. Benvenuto. Bentrovati. E il nostro Marco Burini. Ciao Marco. Ciao Gennaro. Parleremo tra pochissimo di sinodo, perché prima parliamo di Santa Marta, della messa celebrata questa mattina dal Papa. A ispirare l'omelia, il Vangelo del giorno, Gesù che parla dei segni, dei tempi. Abbiamo questa libertà di giudicare quello che succede fuori di noi, ma per giudicare dobbiamo conoscere bene quello che accade fuori di noi. E come si può fare questo? Come si può fare questo che la Chiesa chiama conoscere i segni dei tempi? I tempi cambiano, è proprio della saggezza cristiana conoscere questi cambiamenti e conoscere i diversi tempi e conoscere i segni dei tempi. Cosa significa una cosa e cosa l'altra? E fare questo senza paura, con la libertà. Questo è un lavoro che dal solito noi non lo facciamo. Ci conformiamo, ci tranquillizziamo, come hanno detto, ho sentito, la gente dice, ho letto. E con questo siamo tranquilli. Ma quella è la verità? Quello è il messaggio che il Signore vuol darmi con quel segno dei tempi? Per capire i segni dei tempi, prima di tutto è necessario silenzio. Fare silenzio e guardare. E dopo riflettere dentro di noi. È un esempio. Perché ci sono tante guerre adesso? Perché è successo qualcosa? E pregare. Silenzio, riflessione e preghiera. Soltanto così potremo capire i segni dei tempi. Cosa Gesù vuol dirci? I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo. Ma il nostro atteggiamento deve essere continuamente, deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. Siamo liberi per il dono della libertà che ci ha dato Gesù Cristo. Ma il nostro lavoro è guardare cosa succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri e cosa accade fuori di noi e discernere i segni dei tempi. Col silenzio, con la riflessione e con la preghiera. Marco, la parola chiave di oggi. Ce ne sono due fondamentali, che è appunto discernere i segni dei tempi. Però io farei un torto al Papa e anche ai nostri amici a casa se mi mettessi ad aggiungere parole a quello che ha già detto in maniera molto chiara. Piuttosto vorrei aggiungere una cosa che il Papa ha detto stamattina, ma che non abbiamo sentito, perché come sempre noi mandiamo un piccolo estratto di una predica che è un po' più organica e un po' più completa. Lo mandiamo perché ce lo danno e non perché noi arbitrariamente scegliamo delle parole piuttosto che altre. Perché il Papa ci tiene anche a dire, l'ha detto stamattina, che questi segni dei tempi, cioè o meglio il discernimento dei segni dei tempi, non è un lavoro esclusivo che deve fare un'elite culturale.
Cioè Gesù nel Vangelo non dice guardate come fanno gli universitari, guardate come fanno i dottori, guardate come fanno gli intellettuali. No, Gesù nel Vangelo dice, o meglio parla di contadini, che nella loro semplicità sanno distinguere il grano dalla zizzania. Infatti il Vangelo di oggi, c'è questa brevissima parabola che ripeto e poi finisco perché così, più chiaro di così, più chiaro del Papa, c'è solo il Vangelo. Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. Quando soffia lo scirocco dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, continua Gesù, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo, che in greco, abbiamo qui un pastore della Grecia, kairos, cioè il tempo opportuno, cioè il tempo che stiamo vivendo e che è pieno di opportunità, non sapete valutarlo, continua Gesù, e perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Mi viene da domandare, forse tutto quel conformismo di cui dice Francesco, cioè noi che stiamo tranquilli, che ci conformiamo, che non abbiamo voglia di discernere perché tanto c'è qualcun altro che ci dice cosa pensare, cosa dire, ce ne stiamo tranquilli al calduccio, forse deriva dal fatto che stanno sparendo i contadini e stanno aumentando tanti intellettuali, tanti universitari, tanti pensatori, e noi crediamo che ci sia qualcuno che pensi al nostro posto. I contadini invece sono in via di estinzione. Quali sono i segni dei tempi con cui ha maggiormente fatto i conti questo sinodo? I segni dei tempi sono i bisogni della società, sono le ferite delle famiglie, sono la disperazione, la solitudine, le famiglie divise, le famiglie che chiedono alla Chiesa una mano, una parola di consolazione, e questi segni volevamo ascoltare e dare una risposta. Probabilmente questi segni li ha visti molto bene il Papa Francesco, perciò ci spinge. Vedete, tante volte si accusa la Chiesa di immobilismo. Finito il Medioevo, voi siete rimasti al Medioevo, ci dicono. Ed è sintomatico che in altri tempi era la periferia della Chiesa che spingeva la testa e i responsabili a prendere delle iniziative e dare risposte a questi segni dei tempi. Ora sono i pastori. Era Giovanni XXIII che parlava di aggiornamento. Ora è questo Papa che spinge la Chiesa a fare un passo avanti ed uscire da così abbiamo fatto sempre, la Chiesa non può cambiare, questo è il dogma che abbiamo ricevuto facendo di tutto un dogma, quando non è tutto un dogma, ormai i dogmi sono pochi. E incoraggiandoci a prendere delle posizioni. Non sempre è facile prendere delle posizioni, perché bisogna uscire dal proprio chiuso e non sempre siamo capaci di aprire e andare oltre, andare verso la periferia, come ci incoraggia il Papa, perché bisogna lasciare delle iniziative che abbiamo fatto fino adesso, siamo ancorati al passato, alla sicurezza. Prendere delle iniziative nuove è difficile, perché ci spinge a cambiare noi stessi, non cambiare prima gli altri, ma cambiare noi stessi. Qual è un'iniziativa nuova che lei come pastore vorrebbe per la sua diocesi, ma per la Chiesa universale, da prendere? Le iniziative riguardano... Una che le sta più a cuore su qualsiasi tema della famiglia. Della famiglia. Allora, i bisogni delle famiglie sono molto differenti da continente a continente, da Stato a Stato. Nella mia diocesi in Grecia sono molto differenti. Non lo so se sono stato capace a presentarlo nel sinodo, anche perché avevamo
erano limitate le nostre possibilità di intervento con 3 minuti di... Qual è il problema, per esempio, nostro in Grecia, che non solo in Grecia, in Romania, dove il cattolicesimo è minoranza? Quasi tutti i matrimoni sono misti. E mentre per noi cattolici il matrimonio è assolutamente indissolubile, per gli ortodossi danno la possibilità di tre volte risposarsi, pur con un percorso affermando che il matrimonio è indissolubile. Però i nostri cattolici, che sono sposati con una ortodossa o con un ortodosso, quando prendono il divorzio si risposano, e si risposano in chiesa, nella chiesa ortodossa, per cui possono comunicarsi, possono andare in chiesa, abbandonando certamente la nostra chiesa cattolica, per cui loro in coscienza sono sereni e tranquilli. La chiesa ortodossa è una chiesa che capisce i loro problemi, mentre la Chiesa Cattolica è matrigna, è cattiva, per cui la lasciano con piacere. Allora, questa possibilità, questo dramma nostro che perdiamo dei cattolici, come potrebbe essere affrontato? Ci sarebbe un cambiamento molto, molto, molto rilevante. Noi vogliamo a questi nostri cattolici far capire una cosa, e questo cerchiamo di presentare alla Santa Sede. Quando vengono a sposarsi due, domandiamo: credi all'indissolubilità del matrimonio? Se lui ci dice non credo, noi lo sposiamo. Ma dal momento che la maggior parte dei nostri matrimoni sono matrimoni misti, la parte ortodossa, anche se si dice che crede alla indissolubilità del matrimonio, dentro di sé è convinta che se fallisse lui può fare un altro matrimonio, dal momento che gli ortodossi danno questa possibilità. Per cui ci domandiamo, questi matrimoni sono validi? Per cui ci domandiamo, se un matrimonio fallisse, possiamo riconoscerlo invalido? Noi abbiamo chiesto più volte a Roma di darsi una risposta a queste problematiche. Naturalmente non ha potuto essere affrontato. Ma ci saranno risposte concrete? Non voglio che lei ci anticipi quello che poi il Sinodo suggerirà a Papa Francesco, offrirà a Papa Francesco. Ma secondo lei da questo Sinodo usciranno delle risposte, delle proposte concrete per andare avanti proprio certamente, su questo versante? La maggior parte dei padri hanno detto non può finire questo Sinodo senza dare delle risposte concrete. Sarebbe assurdo, sarebbe una grande delusione del nostro popolo se noi non siamo stati capaci a dare delle soluzioni concrete. Bisogna dare qualcosa di nuovo. Allora, credo che bisogna aspettare un pochettino, un giorno ancora, per vedere quali sono queste cose nuove che saranno presentate. Tra l'altro, noi lo racconteremo domenica, ve lo anticipo, a partire dalle 9:20, insomma, subito prima quindi della grande messa che concluderà. Marco. No, stavo pensando che quello che ci diceva il nostro amico fratello vescovo della Grecia è molto interessante anche dal punto di vista ecumenico, perché sappiamo che Francesco, anche nel discorso che ha fatto sabato scorso, nella commemorazione del 50° dell'istituzione del Sinodo, ha insistito molto anche sull'aspetto ecumenico. Adesso però, appunto, Sua Eccellenza ci ricorda come quando i cattolici si sentono in minoranza, sentono anche la fatica di una, non so se come chiamare, una convivenza tra cristiani che però hanno scelto strade diverse, per esempio nei riguardi del sacramento del matrimonio. Quindi c'è la tentazione per certi versi forse di irrigidirsi sulle proprie posizioni, e d'altra parte però c'è anche il sacrosanto desiderio di dire attenzione, che forse il cammino ortodosso della benedizione delle seconde mozze, anche se non è nell'intenzione, immagino, della prassi storica, è quella poi di annacquare un po' il senso del matrimonio. Senz'altro è annacquato. Pensate, questo è un elemento di riflessione, sì, importante. Sì, anche questo io volevo far capire lì nei circoli minores. Dicevo, sentite,
La Chiesa, si parla dell'economia, dell'economia non quella in senso teologico, cioè della misericordia della Chiesa. Però questa misericordia della Chiesa perché è nata? Perché nel secolo VIII, perché la Chiesa ortodossa nell'impero bizantino era tutt'uno, ma come oggi del resto, con l'impero, con l'imperatore. L'imperatore ha dato il divorzio, la Chiesa è stata costretta a recepirlo, ha assolto questa contraddizione tra, tra ciò che dice il Signore, che il matrimonio è indissolubile, e la necessità di seguire la legge imperiale, per cui l'imperatore ha fatto un nomos, una legge, e la Chiesa allora l'assume, diventando nomo canone, e l'ha risolto con questa istituzione dell'economia. Pensate che oggi, mentre lo Stato in Grecia accetta il matrimonio celebrato in chiesa, la Chiesa accetta il divorzio dato dallo Stato, per qualsiasi motivo. Quindi bisogna anche questo dire alla nostra gente, anche state attenti, dobbiamo essere molto ma molto attenti, perché quando si cede su una cosa non si sa dopo dove andrà a finire, anche se la nostra Chiesa cattolica, per fortuna, è indipendentemente dallo Stato. Gli stati autocefali, che sono tutto uno con lo Stato, non esistono più nella nostra Chiesa cattolica. La nostra Chiesa cattolica, questo è di bello. Noi siamo pochi in Grecia, e io incoraggio i miei fedeli dicendo: noi diamo una testimonianza di cattolicità. Le nostre chiese non sono chiese nazionali, sono chiese cattoliche nel senso vero della parola. Universali. Io sono anche vescovo di Salonico, sono amministratore apostolico. Prima di venire qui sono stato a Salonico e ho detto, era la domenica, contatemi quanti sono, da quante nazioni sono qua in chiesa. Erano da 45 nazioni differenti ed eravamo una chiesa. Certo. Ed era bello. È bello con questa immagine chiudere questa primissima parte, perché dobbiamo fare una piccola pausa, poi ricominceremo parlando ancora di sinodo, a tra poco. Di nuovo in diretta, con noi oggi c'è un padre sinodale, Monsignor Ioannis Spiteris, arcivescovo di Corfù, Zante e Cefalonia. Prima di riprendere il dialogo con lui andiamo a vedere un'esperienza della diocesi di Pescara Penne, un'esperienza di accompagnamento ai fidanzati. Il percorso si chiama Lui e Lei, camminarti accanto. Ci siamo sposati circa un mese e mezzo fa e questo era un sogno che condividevamo e che condividiamo ancora, e siamo arrivati a questa scelta grazie a un percorso che abbiamo fatto insieme, un percorso di coppia che è quello di Lui e Lei. E io e Luca venivamo da due percorsi differenti e nel percorso Lui e Lei abbiamo trovato una strada comune che non ci chiedesse di abbandonare i nostri percorsi singoli ma di farne uno in coppia insieme. Sono sposato con Miriam da 2 anni e dopo 9 anni di fidanzamento e abbiamo un bel bimbo di 1 anno. Abbiamo iniziato questo percorso di Lui e Lei dopo tanti anni di fidanzamento per fare un passo importante nella nostra coppia. Spesso ci siamo trovati con altri amici a raccontare il percorso che abbiamo fatto e devo dire che proprio talmente entusiasti, ci siamo sempre sentiti liberissimi. La cosa che ha fatto la differenza è aver potuto affrontare tematiche forti, tematiche importanti, come per esempio mi viene in mente la sessualità, una tematica che difficilmente viene affrontata in ambito ecclesiale e ancor più in famiglia,
problemi che pensavo riguardassero solo noi, invece ci siamo trovati a condividerle con tante altre coppie. Gli incontri che facevamo mensilmente sono stati, ci hanno arricchito tantissimo grazie al confronto con le altre coppie, al confronto con la coppia guida e con il sacerdote che ci seguiva. Iniziando questo percorso di fidanzamento abbiamo sentito proprio l'esigenza di andare oltre la nostra parrocchia e da lì è partito tutto il percorso di fidanzamento vero e proprio. Mettendomi in gioco ho capito che non sono solo. Sono cose che ci sono proprio utili nella quotidianità? Sì, io mi ricordo principalmente il giorno di San Valentino di 2 anni fa, giusto? 2 anni fa. E quando siamo andati al Papa, l'incontro con i fidanzati, e mi ricordo 3 parole, grazie, scusa, permesso. E sono 3 parole fondamentali nel rapporto di coppia, e che appunto noi ogni giorno dovremmo farne tesoro per poter amare veramente la persona che ci abbiamo a fianco, per poter costruire una famiglia cristiana. Dacci oggi il nostro amore quotidiano. Si è parlato tanto in questi giorni e non solo di matrimoni nulli. Viene da chiedersi quanto però riusciamo come Chiesa a aiutare le persone che stanno andando verso il matrimonio, un po' l'esperienza che abbiamo appena visto raccontata. C'è un margine di lavoro su questo, secondo lei? Per forza. Un tema che è stato trattato di più e con più convinzione, direi, e questo apparirà nel documento finale, è la preparazione al matrimonio dei futuri sposi. Prima del matrimonio, durante, con la preparazione della cerimonia del matrimonio, con la messa, e dopo. Si è insistito moltissimo sulla preparazione dei sacerdoti anche per accompagnare le coppie diciamo tra normali, le coppie in crisi, le coppie fallite. Questo la gente lo aspetta da noi. Non possiamo lasciare questa gente da sola. Ci tende una mano e la Chiesa deve darla questa mano e deve aiutare. Non dobbiamo gridare subito allo scandalo, il matrimonio è indissolubile, guai a voi che l'avete rotto questo vostro impegno matrimoniale. Prima l'abbiamo preparato come si deve, l'abbiamo aiutato questa gente. Prima di gridare allo scandalo, cerchiamo di aiutare più che possiamo. Un esame di coscienza anche per i pastori. Marco. Mi ha colpito molto quello che diceva padre Ioannis della cattolicità della sua comunità piccola, ma molto più cattolica della nostra, nel senso che 40 nazionalità. Sì. Ma Salonicco è la vecchia Tessalonica, sì, di San, sì, Paolo? Sì, sì, no, perché stavo pensando, mentre lei parlava, mi veniva a dire, lei che è il vescovo della sua chiesa, che è l'apostolo di Tessalonica oggi o di Salonicco, quando torna a casa dai suoi, cosa racconta? Che esperienza è stata? Qual è il messaggio bello che può portare a queste persone che vengono, sì, anche da tante parti del mondo? Questa domanda, a quanto sembra, occupa molto i giornalisti oggi. Quando sono uscito dall'aula del Sinodo, 2 giornalisti... Non siamo originali. Mi hanno domandato, però volevano che io parlassi in francese. Il mio francese non è tanto pulito, per cui mi sono sfuggito, sono andato via. A te però posso rispondere. E anche velocemente, perché abbiamo pochi secondi. Io racconterò ai miei fedeli che ho avuto un'esperienza bellissima. Ho conosciuto tanti vescovi da tutto il mondo, con i loro problemi, la loro disponibilità, la loro semplicità, il loro amore per la Chiesa.
È stata il sinodo, che significa, sappiamo, sin o dos, camminare insieme. Abbiamo camminato insieme per 3 settimane con dei vescovi da tutto il mondo. Io, che provengo da una piccola diocesi, sono stato insieme a dei vescovi delle grandi diocesi. Però speriamo che tutta la Chiesa continui a parlare greco, cioè sinodos. questo che vuole questo Papa, è questo che bisogna fare. Torniamo resto, alla Grecia. Sì. Ma sono tanti, in una parola, tanti i vescovi. Lei aveva cominciato dicendo che questo Papa legge i segni dei tempi e ci invita ad andare avanti. Tanti padri sinodali frenano? C'è qualcuno che frena, certamente, perché ha paura, ma non lo fa perché però è non è un sinodo frenato questo. Sì, no. Gli altri erano molto di più quelli che volevano andare avanti. Accelerare. Non vi preoccupate, la Chiesa andrà avanti. Grazie davvero, eccellenza, e buon lavoro ancora per l'ultimo giorno anche lavori a voi, del sinodo. Grazie anche a voi. Insieme a Marco vi do appuntamento a domenica alle 9:20 per raccontare come finisce questo sinodo e vivere insieme la grande celebrazione nella Basilica di San Pietro presieduta da Papa Francesco. Appuntamento domenica mattina alle 9:20. Adesso invece a Lourdes per il Rosario. Invito tutti voi a pregare secondo l'intenzione della Chiesa, soprattutto per il Sinodo dei Vescovi dedicato alla famiglia. Pregate anche per me. La Madre Santissima vi protegga e ottenga per voi le grazie del Signore. Dio vi benedica.